Sono io oggi e sabato fa freddo ed è mattina. Non ho dormito stasera perché impazzivo dalla voglia di fare una potente degustazione di succo alla pera. Detonante. Oggi assaggeremo questo succo di pera molto potente e fragrante. Attenzione, apriamo. Il tappino, se non riusciamo a versare il contenuto pera dentro il bicchiere, sarebbe veramente una brutta cosa non poter iniziare una degustazione perché non si apre il tappino. Madonna, buono, siamo pronti a versare. Madonna, l'essenza di pera che mi sta entrando nei polmoni in questo momento è devastante. Ho notato una simmetria dell'angolo verticale dell'iperbole centrale, che okay, no, un po' troppo. Poi vediamo il suo colore e la sua densità. Allora, mi interessa di più la densità, onestamente, perché il colore si vede dall'esterno. Ah, liquidino. Penso fosse un po' più denso. Guarda qua, fa le goccioline. Non mi convince molto, onestamente. Guarda qua, è liquidino. Forse lo devo un po' sbattere, penso. Cosa pensate voi? Vediamo se la consistenza è leggermente più densa. Vediamo. No, continuiamo con la degustazione. Madonna, no, l'odore è qualcosa di devastante. Madonna, no, io questo me lo voglio mettere nel naso quando vivo. È bellissimo. Assaggiamo. Allora, no, ah, cos'era quell'amaro alla fine? Mi deca di così. Ma dai, quando è scaduto? Ah, 2025, ok, alzo le mani al cielo. E non l'avevo messo in frigo, quindi pensavo che fosse automaticamente più debole di sapore. In realtà mi ha dato una pugna. Perché, dato che siamo in inverno, no? Più o meno. Le cose stanno fredde col mese, infatti. E quindi pensavo fosse già freddo. Ma fa schifo. Cioè, è tipo amaro alla fine, non so perché. Attenzione, ci sono dei semini. Ho notato ora. Come vogliono avvelenare, signori. Ci sono dei semini, io non mi fido, non mi adeguo. Dito che si muove nell'aria. Ah, ma c'è l'acido citrico, madonna. Pera, acqua, zucchero, sciroppo. Madonna! C'è più pera che altro qua dentro. Sommate per un numero negativo, avete capito tutto. Nel senso che c'è meno pera rispetto. Tanta roba. Mi ricordo che una volta ho comprato 3 litri. Quanti sono questi? Un litro, un litro. Ho comprato 3 litri di succo alla pera, quelli mi sono bevuti in 3 giorni. Com'era? Cioè, sì, il succo alla pera di mattina non avendo dormito è strano perché è tipo quella consistenza di acqua che sa di pera in un certo senso perché è liquidino, vedi? Liquidino. Ma c'è una consistenza bellissima, va. Un flusso incredibile. Splop. Dell'acqua però non ti accorgi che succo la pera. Sono un po' di niente in effetti. Quindi la risposta a questa domanda, signori, è che il succo alla pera, non avendo dormito per vabbè, non sa di niente. Buona serata. Buon pomeriggio, perché siamo di mattina. Aspetta un attimo, che ore sono? 10, le 10 sono mattina, buongiorno.